Ciao a tutti ragazzi, qui è Sosseneco e benvenuti alla prima parte dello speciale di Natale 2021. Un altro anno è passato, spero che sia andato bene tutto. Come l'anno scorso siamo pronti, ho dato 4 episodi e cominciando la prima recensione. Ah, il Natale, la miglior festa dell'anno, per la sua fama nel corso della storia mediatica ha avuto un sacco di opere a lui dedicate, che siano film, speciali televisivi o semplici racconti letterari. Alcuni sono belli, come Nightmare Before Christmas, L'era Natale o Canto di Natale, altri meno, come The Santa Claus Conquers the Martians, The Star Wars Holiday Special. Boh, non mi viene in mente. È un racconto dedicato a Natale. Ma una delle storie più famose senza dubbio è il racconto dello scrittore tedesco Theodor Seuss Giesel, in arte dottor Seuss, il Grinch. Chi non conosce il Grinch? La storia del mostriciattolo verde e peloso che odia il Natale e diceva alle simpatici non so chi, per poi scoprire grazie a lui che non consiste solo in dobbi, in doni e addobbi, ma qualcosa di più. Non credo che esista qualcosa. Il racconto è stato infatti apprezzatissimo dalla critica e per la bella storia il messaggio che trasmette è stato una delle storie più celebri dello scrittore. Nel 1966 è stato fatto un corto animato basato sulla storia in Italia chiamato Il Grinch e la favola di Natale, che tra l'altro potete ritrovare su Vimeo in italiano, che in originale vedeva la voce del protagonista Boris Karloff e in italiano il sempre grandioso Marco Balbi. E mentre nel 2018 la Illumination nel contesto o di un universo cinematografico dedicato a Seuss ne creò un lungometraggio animato, ma l'opera più famosa dedicata al personaggio è senza dubbio il film del 2000, Il Grinch. Il Grinch è un film del 2000 diretto da Ron Howard e con Jim Carrey tra gli attori. La produzione non fu esente da problemi quando il dottor Seuss, quando ancora in vita, si rifiutava di vendere i diritti dei suoi racconti. Alla sua morte fu la moglie Giselle a decidere di concedere i diritti, ma al prezzo di una forte percentuale sui proventi. Dopo vari tentativi da parte della Fox e di due registi indipendenti, fu la Universal con Ron Howard la regia a convincere la donna. Nel mentre che andavano dalle moglie, quest'ultimo si stava leggendo il racconto, decidendo di modificarlo, cambiando la natura dei non so chi e dando una storia a Grinch. Tuttavia la sceneggiatura non piacque alla Giselle per la presenza di battute e a sfondo sessuale e la testa del gatto col cappello o nella tana di Grinch, anche se l'avrei trovato un'idea caruccia, e fu riscritta. Il film fu girato tra 1999 e 2000 e distribuito nelle sale il 17 novembre dello stesso anno, e nonostante la fredda accoglienza della critica il film fu un successo di pubblico, diventando così anni una sorta di film di culto. Io sinceramente il film non l'ho mai visto. Conoscevo il personaggio, ma a parte questo non ho mai avuto modo di vederlo. La prima cosa vidi fu una pubblicità di Italia 1 in un bar, e già a quel tempo mi sembrava abbastanza strano a causa dello strano lavoro alla telecamera. Per anni poi non ne sentii più parlare, finché non vidi la recensione di Nostalgia Critic. L'anno scorso finalmente lo vidi in TV e sinceramente ho dovuto dare ragione al critico, sembrava davvero stupido ed esagerato. Lo scorso mese ho deciso di vederlo per internet, ero in modo da recensirlo per questo speciale di Natale. Questo per voi è Il Grinch. Il film inizia con la narrazione di Gino o la Monica, che ci narra che la storia si svolge su un fiocco di neve. Ora, vorrei spendere due parole sul narratore. In questo film è davvero fastidioso. La sua presenza non aggiunge niente, potete toglierlo e il film rimarrebbe essenzialmente uguale. E il fatto che parli in rima non fa altro che peggiorare le cose. Tornando al film, vediamo che il fiocco di neve ha su di esso la città di chi sta qua, avventata da esseri chiamati non so chi. Ora, una delle cose che si può notare è che questi non so chi sembrano inquietantemente strani. Il fatto è che chiaro a volte il film ha voluto citare le illustrazioni di Dr. Seuss, che non disegnava le labbra superiori, ma se i disegni potevano risultare carino, qui rendere il muso personaggio è terrificantemente deformato. Detto questo film è un'esperienza quasi horror. Inoltre, come vedete,
detto il regista, ha deciso di renderli diversi al libro. Infatti invece Mario Spirito e Natale sono più attaccati al lato materiale della festa. Infatti li vediamo in corsa per i regali. Solo la piccola Cindy Lou, la protagonista effettiva del film, l'unica non so chi a non avere il muso deformato, nutre qualche dubbio. E intanto vediamo dei deficienti nella più classica delle prove di coraggio: salire il monte Bruciolaio e sfidare il Grinch, che però con una maschera e il suo cane, e Max li scaccia. Decide di andare in città travestendosi da Jedi e mettendosi una maschera che giuro sembra essere uscita dalla casa di carta. Spero soltanto che si metta a cantare canzoni popolari italiane. Non abbiamo bisogno di un altro Bella Ciao! No, grazie. Arriva alla casella postale e scambia, scombina i regali. E già che c'è, manca anche cartelle di tasse, licenziamenti, controversioni, lettere minatorie e catene a Sant'Antonio. Beh, questo però è una genialata. Intanto notizia che il Grinch è arrivato o si spalge il sindaci. Aspetta, il suo cognome. Ma che stronzata! Ah, aspettate anche chissà quanti altri giochi di parole con chi. Praticamente assente in inglese, semi onnipresente in italiano. E se è da ammirare la fantasia con cui li creano, un po' diventano davvero fastidiosi. Comunque, sindaci chiede a papà Ludi non spargere la voce in quanto è corso la millesima giubilanza di chi sta qua. Nel frattempo, il Grinch incontro idiotamente cartonesco. Un Cindy allo smistatore, prima la fa cadere e poi la incarta. Se torna poi la sua tana, che non è. E non è niente particolare, sorviene di cose strane. Quella che sembra essere il tubo di Super Mario, ma in realtà è uno tubo di scarico. A fare cose stupide che non sto neanche a dire. Per non sentire giubilanza, infine si prendono martellate in testa. Nel frattempo arriviamo all'unica parte veramente interessante del film, ovvero il passato di Grinch. Infatti, il Cindy, volendo sapere di più su di lui, chiede informazioni non so chi, e in particolare a sindaci e a sua moglie Marta. Ma scopriamo che, come tutti non so chi, è giunto a chi sta qua su un cestino, e lasciatemi dire che come bebè è bruttissimo. E già da piccolo odia il Natale. Lasciatemi dire che comunque Gabriele e le patriarca lo rende piacevole da sentire. A scuola si innamora di Marta, ma sindaci lo prende in giro perché è peloso. Sindaci è un personaggio davvero odioso. Per conquistare ragazzo gli voglio un regalo unendo le peggio cose che trova e provandosi a rasare. Ma in cappa e poi che chiunque defassi la barba può avere. Si taglia la faccia e prova a nascondere tutti i modi alla classe. Ma la maestra costringe a mostrarsi e preso in giro la sua classe, insegnante compresa. Siamo sicuri che sia lui il cattivo? Se scappa rintanandosi nella sua attuale tana. E nonostante ciò, il narratore sembra averlo capito e si chiede ancora perché odia il Natale. Complimenti, coglione. Hai ancora una volta confermato la tua inutilità. E la giubilanza è la tradizione di non so chi prevede che venga chi nominationato. Se dico veramente chi nomination, vi dicevo prima, miei giochi di parole, un mastro allegro. E nonostante goffi e patetici tentativi di sindaci, e Cindy propone il Grinch perché ha giustamente quello che più ha bisogno di amore e affetto. Va alla sua tana per invitarlo. Il Grinch, che stava facendo un baccano di vissuto deve imitare, anzi prova a spaventarla contortandosi da coglione. Ovviamente non ci riesce e mi dispiace, Carrie, non è colpa del film e della TV, ma è il fatto che fa il coglione e all'inizio rifiuto. Ma se te riceverà un premio e la soddisfazione di vedere un'intera città piena di perdenti. Non scherzo, dice veramente così. Ok, Marta accetta di venire. Tuttavia trova le peggio scuse per non andarci. La più intrattenente, non dico o divertente perché il film non è divertente, è la sua agenda. Ore 16, autocommiserazione. Ti chiederai perché e sei così coglione. Ora è 16:30. Fissare un muro. Senti voi? È bello questo muro. Oh. Ora è 17. Risolvere la fame nel mondo e non dirlo a nessuno. Come? Ah, posso intendere semplicemente di capire come. Che cattivo sto vedo. Ora è 17:30, ginnastica. Effettivamente può fare aerobica con tutta quella roba che si ritrova in casa. Ora 18:30, la cena manco con me perché non ci si può fidare. E perché ci si può fidare solo di se stessi. Non preoccuparti, Gigino, io ti vorrò sempre bene. Ora 19, lottare contro il disprezzo per me stesso.
perdermi, neanche piace a te stesso. Alla fine ruba i vestiti ad un montanaro svizzero. E arriva con il tubo di Super Mario atterrando sulle tette di Marta. E no, non scherzo. Incontra sua zia e festeggia insieme con tanto di musica da momenti di gloria. Cosa che mi ha fatto chiedere perché. Alla fine Sindaki, essendo uno stronzo, regala un rasoio e giustamente lui si incazza e distrugge la città a colpi di altri idiozie. Ora, qui c'è anche il fatto che il doppiaggio italiano mi ha tradito. L'unica battuta divertente in inglese, ovvero, perché sorrelle, vero? E si attirano con una paura che ti lasci i peli su sedile. Oh. Dopo aver causato esplosione alla Michael Bay, realizza che comunque la città festeggerà il Natale. E dopo il ballo più brutto mai fatto da un animale, decide di trasferirsi da vestirsi e da Babbo Natale e rubare doni e addobbi. In quel doppiaggio italiano si fa perdonare per la cagata di prima, traducendo in maniera abbastanza buona la canzone del Grinch. Adesso, sinceramente, mi sarebbe piaciuta sentirla nel cartone. Purtroppo è accompagnata a scene idiote. Guarda un motore da slitta, Hit porta avanti il suo piano. Inizia dalla casa dei Ludo, mentre ruba l'albero e scoperta Cindy, alla quale afferma che era lì per ripararlo. Lo scambio di battute è abbastanza carino, Cindy gli chiede di ricordarsi del Grinch. Riparte il piano e a parte la sua faccia inquietante in sovraimpressione e una gag cringe con il gatto, la scena risulta abbastanza scorrevole, finché non va da Sindaki e gli fa baciare il culo del cane. Io non voglio dire niente, la scena si commenta da sola e l'espressione del povero cane al momento del bacio dice tutto. Ovviamente tutto finito, e visto che il carburante è secco fa trainare il povero Max la slitta. A che sta qua tutti si svegliano e Sindaki è arrabbiato con Cindy per aver invitato il Grinch. Io andrei un po' per riposare. Scusate. Davvero ho rimasto. Sarà Papa Lu a difenderla e a far capire a tutti il vero spirito del Natale. Anche il Grinch, sentendoli cantare, lo capisce. E visto che siamo in questo film, la scena è subito rovinata dalla sua reazione inutilmente esagerata al cuore che si ingrandisce. Per il resto c'è nulla di straordinariamente pessimo. Il Grinch e Cindy riporta tutto chi sta qua. Marta lascia Sindaki vivere il coso verde. E quest'ultimo onore di affettare l'arrostichino. Era questo, era il Grinch. È stato un bel film. Sarò sincero, per niente, è una bella cagata. Adesso non adesso in qualche momento ce l'ha avuto. La storia del Grinch è caruccia e il doppiaggio italiano non è male. Adesso è stupido, esagerato, ridicolo e molto, molto cringe. Jim Carrey, per quanto mi piaccia, qui ha davvero lasciato indispettito. Il nostro chi con la brillante idea di rendere simili le situazioni giuste sono inquietanti. Siete che insopportabilmente stronzo. Non mi è particolarmente piaciuto il cartone del 66, ma se volete guardare qualcosa di apprezzabile sul Grinch, guardate quello al posto di questo film. Il video riesce qui, ricordo di commentare e iscrivervi se l'avete ancora fatto attivando le campanelle di Easy e di lasciare un mi piace se il video è piaciuto. Qui adesso se ne è tutto, il video è finito. Andate in pace. Buone feste a tutti.